Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vedremo come oggi faremo diciamo due tutorial in uno su Cinema 4D. Sono molto semplici, veloci, ma abbastanza utili. Il primo sarà su come utilizzare lo stage, ad esempio il cambio camera in una singola scena, e il secondo sul body paint UV, ovvero come applicare delle texture in modo semplice ma con un bel effetto, cioè applicare delle texture in modo giusto. Allora, iniziamo subito col primo riguardante lo stage. Innanzitutto applichiamo degli oggetti, inseriamo degli oggetti sulla nostra scena, ad esempio un cubo lo mettiamo qui, poi inseriamo un cono qui e un platonico lo inseriamo qui. Ho messo degli oggetti così a caso per farvi vedere la nostra scena. Dopodiché applichiamo tre videocamere, una alla volta. Allora, una e la posizioniamo qui. Poi ci spostiamo nella nostra scena e ad esempio la seconda la inseriamo qui e la terza la mettiamo da questa parte. Ok, così abbiamo le tre viste, una, due e tre. Ok, adesso dobbiamo fare il movimento della camera. Allora, ci mettiamo nella camera 0, questa qui è la prima. Andiamo nel frame 0 e inseriamo un fotogramma chiave. Ci spostiamo al fotogramma 30 e gli facciamo fare una rotazione, un movimento di videocamera così. Ok, e inseriamo un fotogramma chiave. Ci spostiamo di un fotogramma, state attenti a questo passaggio che è molto importante per dopo quando utilizzeremo lo stage. Andiamo nella camera 1, così, inseriamo il fotogramma chiave e facciamo un altro movimento di camera. Facciamo ad esempio così. Inseriamo un altro fotogramma chiave. Cioè, no, scusate, CTRL Z. Ci dobbiamo spostare 31 il fotogramma chiave. Ci spostiamo al 60° fotogramma. Facciamo un movimento diverso. E metti il fotogramma chiave. Ci spostiamo sempre di un fotogramma. Andiamo nella camera 2. Inseriamo un fotogramma chiave. Ci spostiamo al fotogramma 90 e facciamo un altro movimento della camera, ad esempio questo qua. Un altro fotogramma chiave. Così possiamo vedere le nostre tre animazioni. Quindi uno, due e tre. Ok. Una volta fatto questo, inseriamo la nostra scena allo stage. Qui dove c'è scritto camera, qui sopra, li trasciniamo alla camera 0, ovvero la prima. Ok. Ricordiamoci i fotogrammi che abbiamo utilizzato precedentemente per creare il movimento di ogni singola camera. Quindi nella camera 0 avevamo da 0 a 30, quindi CTRL clic sul pallino accanto alla scritta camera e si inserirà un fotogramma. Andiamo nel fotogramma 30, che è dove è la fine dell'animazione. CTRL clic di nuovo vicino al pallino, cioè sopra il pallino. Ok. Ora ci spostiamo di un fotogramma perché è il fotogramma chiave della camera 1 e inseriamo la camera 1 nello stage. CTRL clic per inserire il fotogramma e andiamo al fotogramma 60, dove è la fine dell'animazione della seconda camera, ovvero della camera 1. Di nuovo CTRL clic, devo tenere premuto il tasto CTRL della tastiera. Ci spostiamo di un fotogramma, che è l'inizio della camera 2, tenendo premuto il tasto CTRL, clicchiamo e ci spostiamo fotogramma 90, di nuovo tasto CTRL
e clic. Come possiamo vedere, abbiamo la nostra animazione con il cambio camera in una singola scena. Ta, ta e ta. E questo lo potete fare sia per il cielo, per quando deve cambiare un cielo, tipo dal giorno alla notte, è lo stesso procedimento. Basta animare prima il cielo e metterlo sullo stage. La stessa cosa vale per lo sfondo o per un ambiente. E questo era un primo tutorial su quanto riguarda lo stage, ed è molto utile per fare un cambio scena senza dover fare ed esportare diverse scene in diversi video. Si vede un unico video con diverse videocamere. Ok, ora passiamo al secondo tutorial, che riguarda il body paint UV e come applicare una texture in modo corretto. Cancelliamo tutto e oggi iniziamo facendo un cubo, cioè diciamo un dado. Quindi mettiamo nella nostra scena un cubo, segmenti 1-1-1, e mettiamo una smussatura, una leggera smussatura, aspetta, troppo grande, andiamo a, va bene, a 3. La suddivisione la mettiamo a 2, perfetto, vediamo, ok, ci siamo. Inseriamo un nuovo materiale, doppio clic qui sotto, doppio clic per aprire il materiale, leviamo speculare e inseriamo la texture di un dado. Io ce l'ho pronta, eccola qui. Qua chiudiamo e inseriamo la texture nel cubo. In questo caso vedrete che in ogni faccia abbiamo tutte e sette le facce del cubo disegnato dalla texture. Ovviamente così è messa in modo errato. Quindi clicchiamo il cubo, premiamo C della tastiera per renderlo modificabile, o clicchiamo questo tastino qui, rendi modificabile. Una volta fatto questo, andiamo qui dove c'è scritto layout, ci clicchiamo e andiamo nell'interfaccia di Body Paint UV Edit, e si aprirà questa nuova schermata di Cinema 4D che è per modificare le texture. Quindi clicchiamo questo pulsantino qua, impostazione pitture wizard, e si aprirà questa piccola finestrella. Selezioniamo il cubo, andiamo sul successivo, lasciate tutto com'è, non dovete toccare niente, di nuovo sul successivo e fine. Ok, chiudi e vedete che qui si è estesa la texture, un'unica texture. Ora, per vedere tutte le facce del nostro cubo estese, cioè messe una accanto all'altra, non ci resta che cliccare qui sui poligoni UV e vedete che sono comparsi tutte le facce messe una accanto all'altra in modo esteso. Diciamo che si è aperto il cubo, tutto di stessa terra. Però adesso dobbiamo sistemare queste facce in corrispondenza della texture, ovvero a croce. Per fare questo è molto semplice. Prendiamo la selezione rettangolare e selezioniamo tutti i poligoni, tutte le facce del cubo. Una volta fatto questo, qui sotto dove c'è scritto proiezione, clicchiamo cubica. Oh no, scusate, cubica 2. Lasciamo sempre selezionati tutti i poligoni. Come vedete, tutti i cubi si sono messi in forma di croce, però è messa al contrario. Dobbiamo girarla, quindi clicchiamo lo strumento ruota e ruotiamo la nostra croce, il nostro cubo esteso, e vedete che qui nel frattempo, in contemporanea, si muovono le texture in base a dove è messo il nostro cubo esteso. Prendiamo lo sprendo muovi e lo spostiamo sopra la nostra texture in modo da corrispondere, in modo che i disegni corrispondano alle sei facce. Ok, e come possiamo vedere, le texture si sono inserite in modo corretto su tutto il cubo, tutte le sei facce del cubo. E questo diciamo che è un primo approccio con il nostro Body Paint UV per quanto riguarda le texture. Ora andiamo di nuovo sul layout e
clicchiamo interfaccia di utente, così ritorna la nostra interfaccia di prima. Per rimettere la griglia basta premere lo strumento modellazione qui sopra e ta-da, ecco qui la griglia. Ok, come vedete il nostro cubo, il nostro dado è terminato. Con due semplici passi abbiamo inserito correttamente una texture in un oggetto poligonale molto semplice, in questo caso un cubo, appunto perché era un dado. Più avanti vedremo come applicare le texture su oggetti avanzati, diciamo, su personaggi, eccetera. Però intanto per prendere confidenza con quel layout che è il body menu B, questo è più che sufficiente. Come vedete i primi passaggi, voi provateci e magari se volete mi fate sapere come va. Ok, per oggi è tutto su questo tutorial, spero di caricarne altri molto presto. Vi ricordo di passare dalla pagina Facebook e anche dal secondo canale e magari gli metto un bel mi piace. Grazie per la visione di questo tutorial e alla prossima.